Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e sono le 3:30 di notte. Quindi perché fare un video alle 3:30 di notte? Soprattutto pure io sembro che sono devastato, ci sembra che sono uscito dalla guerra. Faccio un video alle 3:30 di notte per annunciare quello che molti di voi oggi stavano più o meno blaterando, ne stavano parlando. Quindi un possibile ritorno che è diventato reale. Ho deciso però di tornare con un account fresh e di iniziare tutto con calma e piano piano. Questo perché? Perché a differenza dell'altra volta che ho preso il gioco come se fosse una cosa ultra competitiva in cui dovevo arrivare sempre nei primi spot, nei primi ranking, come li vogliamo chiamare, e dovevo sempre cercare di primeggiare tra virgolette nella mia testa, perché poi era una battaglia tra me e me, diciamo non c'era nessun regalo reale a fine della storia, cioè alla fine che arrivavo anche qualche posizione più bassa non ci avrei perso nulla, era solo una battaglia tra me e me, chi dovevo arrivare in alto, dovevo arrivare tra i primi 10, tra i primi 30, battaglie inutili che diciamo non servono altro che appesantirti l'esperienza di gioco e non a migliorarla. Quindi stavolta ho deciso di iniziare, ma iniziare con l'idea che è un gioco, va preso come un gioco e non devo assolutamente iniziare a fare i caputti in cui devo primeggiare. Questo non significa che non mi incazzerò per i pull, perché logicamente quando i pull andranno storti o mi inizierà ad uscire cacca su cacca, state sicuri che smadonnerò a destra e a sinistra, mi incazzerò, inizierò a sbratare, inizierò a sbattere le cose a destra e a sinistra. Cioè le classiche cose da pull sono sempre quelle, quello non cambierà mai, anche perché quella è una reazione normale, è una cosa che non si può fermare, è una cosa che c'è nel mio carattere ed è una cosa che non posso fermare neanche se prego aramaico, quello non lo fermerò mai. Quindi continuo a fare questo video devastato per dire che il ritorno c'è, è reale, ho appena, come potete vedere, ho appena iniziato, quindi ho appena realmente iniziato e siglato il tutto, però con molta più calma. Se le altre volte dovevo primeggiare in tutto, stavolta non è così, anche perché comunque prima di tornare ad essere competitivo ce ne vorrà e ce ne vorrà. Quindi prima di tornare ai livelli in cui ero prima, dei livelli in cui posso partecipare a qualsiasi cup, posso fare questo, posso fare quello, ci vorranno come minimo, non voglio dire un anno, ma 6 mesi buoni, ma proprio come minimo. Se proprio tutto va bene, ma proprio alla stragrande, ce ne vogliono 6. Se tutto va mediamente ci vuole un anno, se tutto va male ce ne vogliono pure 2. Quindi voglio dire, proprio con calma, gioco per la voglia di giocare, gioco soprattutto perché mi è sempre piaciuto portare il gioco, i contenuti del gioco sul canale e parlare del gioco, quindi ipotizzare, fare teorie e via dicendo. Quindi siccome mi è sempre piaciuto, ho scelto di ritornare, di riniziare e quindi di portare anche di nuovo il gioco sul canale, che era una cosa che logicamente non stavo facendo più. Ho provato comunque a giocare Cavalieri dello Zodiaco in questo periodo, ma a quanto pare, almeno per chi mi segue, non vi piace proprio, non c'è sta niente da fare, ogni video dei Cavalieri dello Zodiaco viene snobbato proprio in maniera brutale, mentre i video relativi a Holy Benji vengono, diciamo, cacati molto di più, quindi c'è proprio un dislivello tra le due cose, è una cosa incredibile. Ma logicamente io ho creato questo canale da quasi 2 anni, creato proprio con le fondamenta solo di Holy Benji, ed è normale che sia così, è giustissimo che sia così, anzi vi ringrazio per aver continuato a seguire il canale anche nel momento in cui caricavo soltanto, diciamo, video relativi a showcase di personaggi e cose così e non video di impatto o video di intrattenimento, quindi video realmente giusto per caricare qualcosa, però era, diciamo, quel qualcosa che mi interessava al momento. Non avevo voglia di fare video in sé, non avevo materiale per fare video in sé e quindi postavo semplicemente il video di quello che al momento mi interessava. Detto questo,
Chiudiamo questo, diciamo, questo inizio con due piccoli pool di ticket, perché logicamente l'account è provvisto di ticket e quindi non ci facciamo sfuggire l'occasione di fare i primi smadonnamenti, quindi assolutissimamente è una cosa che non si può lasciare andare. Come ticket che mi voglio sparare, che proprio mi voglio sparare, quelli voglio vedere proprio sparati, quelle cose proprio che volano, come ticket che voglio vedere sparati e quindi come ticket che voglio vedere volare, sono i ticket del secondo anniversario, quindi ticket da cui può uscire qualsiasi cosa. E sembrerà assolutissimamente strano, ma quello a cui miro è quel calz che sta là dietro, che logicamente non uscirà mai. Ma miro a quel calz che c'è là dietro, miro a qualsiasi personaggio Dream Collection o Dream Festival verde, possibilmente europeo, e soprattutto miro a quel Brian 20% che c'è solo nel banner esclusivo europeo, che non pullerò mai perché è un banner troppo troppo di merda, quindi può uscire solo da un ticket del genere, un ticket fortunato. Quindi la mia preghiera sta qua. Quel Brian può uscire solo da qua. Non chiedo un Dream Festival, non chiedo un DC. Certo, se volete uscire, uscite. Anche se io da questi ticket non ho mai avuto fortuna, eh. Mai, mai. In due anni non ho preso mai un cazzo di niente. L'unico personaggio buono in 2 anni che ho preso, sia diciamo, nei vari ticket che hanno dato, ho preso all'ultimo step una volta Diaz Dream Collection. Solo quello. Poi non ho preso mai niente, ma proprio niente, neanche un SSR di striscio, zero. Ho preso solo in quelli là garantiti, quindi è tutto dire. Ragazzi, ci proviamo. Speriamo che questo account vada sotto una buona stella, inizi in una maniera positiva, perché se inizia in una maniera negativa, primo è vuoto. E vabbè. 3%. 3% pure tu Fabio, 3%. Diciamo che volevi chiedere un pochino troppo dalla vita, 3%. Non so perché mi prude il naso, in realtà mi sono grattato così forte che mi sono spaccato a sangue. Vabbè, ci facciamo un pochino di SR, DR, bellissimi IR. Andiamo col ticket 4%, che magari 4% già abbiamo aumentato di 1, 4% magari un SSR che al momento tutto mi fa brodo, quindi qualsiasi cosa esce mi fa tutto brodo. Ok, posso dire che non stiamo iniziando bene. Posso confermare che stiamo iniziando male, ma male, 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 male. Ma proprio male. Ok, ho skippato io diretto. Ok. Ticket 3% vuoto. Ticket 4% vuoto. Andiamo per il ticket 5% sinco. Quindi già questo è una percentuale da Dream Festival e di solito nei Dream Festival qualcosa mi esce. Quindi già col 5%, non so, ho sbagliato a mettere la web. Già col 5% dovrebbe uscire qualcosa di. No, ragazzi, è vuoto. Si vede da 10 miglia che è vuoto. Ok, quindi la sto sfigando male proprio. Cioè, sto iniziando proprio con la sfiga proprio nel cuore. Ok, ti ringrazio per questa grande sfigata che mi stai portando. Ok, ragazzi, 50% SSR, qua uno ci deve stare, se non ci sta neanche qua nel 50% SSR, veramente sto account lo butto perché significa che è maledetto, cioè proprio maledetto. No, ve lo giuro, mi sono cacato tutto, ho detto neanche stavolta, anche perché tutte le volte, due, anche perché tutte le volte di solito non mi esce mai niente, ricordiamoci che può uscire qualsiasi cosa, quindi la possibilità di personaggi super merdosi, naturezza, beh, non mi serve a niente, però vabbè, meglio averlo che non averlo. Meglio averlo che non averlo. Bunnac DF! Maro, ti vorrei dire che mi servi, ma non mi servi, però un DF! Bunnac!
Bunnak. Ok, vabbè, non posso dire, sono due ottimi personaggi. Natu con Autointercetto, comunque un ottimo personaggio, mi può tornare utile in qualche sfida, in qualche cosa mi può sempre tornare utile. Bunnak mi può sempre tornare utile, quindi alzo le mani, è andata bene, alzo le mani assolutamente, è andata bene, alzo le mani. Quel Bunnak. Peccato, questo è solo uno. Peccato, perché mi entusiasmavo tanto se era più di uno. Dai, due! Dai. No, già lo tengo. Dai. Ah, ma che cazzo, un account appena fatto, c'è cioè, tre personaggi crociati. Da Dio, ce ne ho tre in croce e tu praticamente questi tre mi fai uscire già un cazzo di doppione, non iniziamo neanche. Vabbè ragazzi, niente di quello che volevo, onesto proprio con il cuore, non è uscito niente di quello che speravo, che volevo un po', anche un po' lontanamente, non è uscito proprio assolutissimamente niente. Facciamo un attimo quello selezionabile del colore perché mi servirebbe. O Brian o Chester. Vediamo un pochino se ci esce un pochino di fortuna almeno qua. Cioè, la freccia arcobaleno, cioè la freccia arcobaleno sul ticket garantito. Vabbè, questo è. Vabbè, non fa niente, è uscito Boom, è uscito un DF, non mi è mai uscito un DF dei ticket, non fa niente, anche se non mi serve. Bellissimo giro. Tsubasa, va bene. No, dai. Brian, ok. Allora, Brian, tu vieni a casa con me. Tu vieni a casa con me, assolutamente. Tu vieni a casa con me. Era quello che mi serviva. Tu vieni a casa con me. Già, vedi, già ci siamo capiti io, Brian. Tu vieni assolutamente a casa con me. Grazie. Ci vediamo l'anno che viene. Ora, nel ticket, l'altro ticket selezionabile, questa è la cazzo di domanda. Che colore scelgo? Anche perché qua, se non mi sbaglio, no, Chester c'è. Chester c'è e mi serve Chester. Però, secondo me, all'inizio dovrei fare più un'europea, perché non posso pretendere di riuscire a fare un euro verde da subito. Quindi dovrei, secondo me, andare verso o Müller anno 1 o Gentile anno 1. Però no. Vai. Ci voglio credere. Voglio credere in questo Chester che non uscirà, però ci voglio credere. Ci voglio credere, ci voglio credere. Ci voglio credere. Ci voglio credere. Crediamoci. No, Yuga, quando esci tu è brutto, è brutto. Quando esci tu è brutta. È brutto. Non mi ricordo manco di averli tirati questi ticket con questa gente in kimono. L'ho tirati io, ma li ho tirati veramente. Cioè, io ho tirato questi ticket. Brian. Ma no, se muovo. Vabbè. Tsubasa di nuovo. Guarda, ti renderei te. Misugi asso di quadri. Ragazzi, qua la scelta è complicata. La scelta è complicata. È complicata perché né Tsubasa né Misugi mi servono. Nessuno di tutti e due. Però, siccome all'inizio non riesco subito a fare la squadra che dico io, c'è bisogno di un aiutino. C'è bisogno di un aiutino. Quindi, quest'aiutino. Ah, sono tentato da prendere Tsubasa. Anche perché lo scudino è una cosa OP. Lo scudino è una cosa OP. E anche nel caso in cui io lo voglia far giocare da qualche parte strana, lo scudino è una cosa OP. Però c'è da dire che Misugi con quell'autointercetto scassapalle è una grande cosa. Quindi siccome Misugi con l'autointercetto scassaminchia è una grande cosa, ebbene sì, Misugi. Vieni tu a casa con me.
vieni tu a casa con me. Non sono contentissimo di questo misfugio, onesto, però vieni tu a casa con me, anche perché puoi tornare utile in tanti ma tanti scenari. Ci sono veramente tante cose e sì, ticket SSR me li conservo, anche perché aspetto che esce qualcosa di più figo per spararmi ticket SSR. Non me li sparo così a caso. Aspetto che esce qualcosa di veramente figo per spararmi ticket SSR, non me li sparo così a caso. Quello che mi posso sparare al momento sono questi. Dai, spariamoci questi e poi basta. Chiudiamo qua. Già mi sono sparato abbastanza cose. Volevo Brian, mi è uscito Brian. Certo, volevo l'altro Brian, quello esclusivo, però ci accontentiamo anche della merda, della merda. No. Fabio, non tentare troppo la fortuna, dai, su, datti pure tu una calmata, cioè a tutto c'è un limite. Ok, niente di utile, logicamente niente di utile, anche se in questo momento qualsiasi SSR fa brodo, ma buttarli così anche perché di verde gacha che serve in una squadra verde europea top, in realtà non ce ne sono. Cioè, in realtà, se proprio dobbiamo parlare, tutti i personaggi che ho in mente io di utilizzare nella squadra sono tutti personaggi Dream Festival o Dream Collection. Quindi, automaticamente, vuota. Automaticamente, non è niente che posso trovare dai ticket. Quindi, mi conviene conservare questi ticket SSR per quando ci sarà un momento propizio in cui usciranno praticamente dei verdi europei gacha che mi servono come che, e quindi provo a fare la sculata del secolo prendendolo dai ticket, perché buttare quei ticket così al momento mi sembra proprio uno spreco, mi sembra una stupidaggine. Quindi ragazzi, per questo video introduttivo in cui annunciavo il ritorno, The Big Ritorno, è tutto. Non l'avrò fatto nel migliore dei modi, anche perché sono quasi le 4 di notte, quindi però ho detto ok, cioè è fatta, volevo un attimo condividere l'euforia del momento con voi. Quindi è fatta, diciamo tra virgolette, sono tornato. Ricordiamoci che sono tornato in maniera rilassata, non in maniera con la testa a fare la guerra. E quindi si spera che piano piano riesca a costruire una squadra abbastanza competitiva e abbastanza carina, possibilmente prima che Levin 0,01 diventi inutile come mi è diventato inutile naturalizzare nell'altro account. Quindi prima che Levin 0,01 mi diventi inutile, spero di riuscire a creare una squadra abbastanza carina. Per questo video è tutto, spero che la news, che la novità vi abbia fatto piacere, e ci becchiamo domani con, non so se video pool del DF riesco a farlo domani, ma ci becchiamo presto con il video pool del DF.